Buonasera, buonasera a tutti. Teresa. Allora, io intanto vi sono molto onorata di essere in questo contesto a presentare una materia che amo molto e che spero di potervi trasmettere nel miglior modo possibile. Io la vedo più che altro dal punto di vista culturale, ecco, vorrei che passassero delle nozioni culturali, anche se poi andiamo un po' nello specifico, nel tecnico. Scusa, Elio, sento ancora un po' di. Mi sentite? Adesso ti sento. Ok, grazie. Dicevo. Mi piacerebbe appunto portarvi in un mondo che è un mondo molto eterogeneo, molto grande, e io ho selezionato alcuni passaggi e spero di aiutarvi, non dico a capirci qualcosa di più, ma proprio a fare un piccolo viaggio all'interno di questo straordinario mondo che è quello del vino. È un mondo serio, naturalmente, che ha le sue peculiarità e ha bisogno di essere conosciuto in maniera un pochino più approfondita, anche per godere meglio della scelta, magari che andrete a fare di alcuni vini al ristorante o anche solo al supermercato. Poi sto parlando comunque con persone adulte e certamente avrete avuto le vostre esperienze nel mondo del vino, anche semplicemente solo a gusto. Questo è importantissimo. Io lo dico sempre, io faccio l'insegnante di mestiere. Insegno storia dell'arte e quando parlo con i miei ragazzi e spiego loro l'oggettiva bellezza di un quadro, di una scultura, di un'architettura, dico sempre, noi impariamo cosa significa fare gli storici dell'arte, ma poi il gusto, di ciascuno è fondamentale, così come la relazione emotiva, nei confronti di un quadro. E per il vino è la stessa cosa. Naturalmente ci sono questi due aspetti, l'aspetto emotivo e l'aspetto oggettivo, diciamo, della conoscenza della materia. Per cui, insomma, proverò a fare questo. In questa prima riunione, in questo primo incontro, intanto vi chiedo scusa perché è possibile che io ogni tanto vi chiami ragazzi, perché ormai non è un mancarvi di rispetto, ma facendo ormai questo lavoro a distanza, esattamente come sto facendo con voi stasera, io spesso parto, mi faccio prendere dalla foga delle cose che dico e dico ragazzi, tutto bene. Vi chiamerò ragazzi, perdonatemi, abbiate pazienza. Questa sera ci occuperemo degli aspetti un pochino più tecnici della vinificazione, del mondo, a partire dalla vite, a partire un po' dalla storia. Tra l'altro, io poi ho fornito al vostro presidente una piccola dispensa che ho preparato per chi lo desiderasse, su alcune delle nozioni che cercherò di trasmettervi tra questo e il prossimo incontro. Quindi poi chi lo desiderasse, questo materiale sarà a vostra disposizione. Anche perché, per esempio, c'è tutta la storia del vino che io stasera taglierò un pochino, nel senso che vi vorrei far concentrare solo su alcuni momenti storici per approfondire, appunto, come dicevo prima, l'aspetto culturale. E poi ci sono tutte le questioni invece della degustazione del vino, del lavoro del sommelier, della figura del sommelier, dell'abbinamento cibo-vino, che affronteremo la prossima volta. Quindi naturalmente voi siete autorizzati a fare qualsiasi tipo di domanda, anche interventi, critiche, perché, ripeto, immagino che molti di voi abbiano già avuto a che fare con questo mondo in maniera più o meno professionale. Io provo a darvi il mio punto di vista, che è un punto di vista certamente professionale, perché sono una diplomata AIS sommelier degustatore, ma naturalmente c'è anche la mia vita, la mia esperienza, il mio cuore, la mia emozione, insomma, quello che è stato filtrato dalla mia vita, dall'esperienza. Quindi vi proietto sullo schermo una delle diapositive che ho preparato per voi e inizierò in un modo un po' particolare. Metterò una musica in sottofondo, che è una musica di inizio XVI secolo, con un testo, in realtà il testo è successivo, ma che naturalmente parla di vino, e vi leggerò intanto su questa musica un piccolo brano tratto da questo libricino straordinario che è Il trattato sul buon uso del vino di François Rabelais, che è quello di Gargantua e Pantagruel.
se abbiate sentito mai parlare di questo romanzo molto particolare. Quest'uomo era un medico, un frate, un umanista che ha vissuto nella prima metà del 1500 e in un momento di, sapete, il Rinascimento all'inizio del Cinquecento ha due aspetti. Uno ancora vive di quell'onda classicista, è il momento dei tre big dell'arte, no? Dall'altro lato, però, c'è anche tutto un anticlassicismo, per esempio nel manierismo, questo lo si vede in arte, e in personaggi come lui, che invece di parlare dell'alta letteratura, della citazione dei classici, lui fa completamente altro e parla del buon vino, del cibo, della crapula, quindi ha questa dimensione completamente anticlassica. Quindi ho trovato divertente leggervi questo piccolo pezzo, insomma, del libro. Il libro, tra l'altro, è stato trovato, non esiste più il manoscritto in francese, l'originale, quindi è stato trovato in delle biblioteche, in una biblioteca a Praga, in un manoscritto, quindi in una traduzione in ceco dal francese, ed è l'unica, diciamo, l'unico archetipo che abbiamo, poi è stato tradotto nelle varie lingue. Quindi partiamo con lo schermo, penso che mi vediate tutti. Se naturalmente c'è qualche problema, chiedetevi di intervenire in chat, magari Elio o Mauro vi possono aiutare. Benvenuti a questa piccola chiacchierata sul vino. Vi ho fatto una citazione da un film molto bello, ci sono poi diverse fonti che vi consiglierò magari la prossima volta tra libri, film da vedere interessanti sul mondo del vino. Questo è un film, è una citazione tratta da un passo tratto da un film che si chiama Un'ottima annata di Ridley Scott, che è uscito nel 2006. E dice: "Il vino ti bisbiglierà in bocca sempre con completa e imperturbabile onestà ogni volta che ne berrai un sorso." Il tema dell'onestà e dell'alcol che scioglie le lingue è un tema antico che spero voi tutti abbiate provato. Vivere in quella dimensione, diciamo, naturalmente non di ubriachezza, che poi sarebbe magari un po' molesta, ma di allegria e di felicità, e questo il vino lo dà. Leggo. Salute lettore! Il grande maestro Pantagruele mi ha chiesto di trascrivere brevemente e fedelmente ciò che gli sembra degno di essere annotato. Ciò che gli sembra degno di essere annotato a beneficio generale della Corporazione dei Bevitori Pantagrueliani. Avrebbe svolto lui stesso questo grato compito e avrebbe scritto queste parole su tavole di pietra. Ma dopo 184.646 boccali d'Angiò, non governando più la lingua e tantomeno la penna, lo stilo e il lapis, se dunque non fosse sopravvenuto un motivo eccezionale, senz'altro l'avrebbe fatto. Bere vino è, accanto al parlare smodato e alla fatica di pregare, la cosa che distingue l'uomo dalle altre creature terrestri, volatili, mammiferi e i rettili, ai quali Dio non ha donato l'anima umana, benché taluni sostengano, come ha segnalato Enrico il Navigatore, che nelle terre d'Africa viveva una scimmia pelosa che non disdegna un boccale. E se Dio, nella sua infinita saggezza, ha scelto l'allegro Noè per fondare una nuova vita sulla terra, è stato di certo perché sapeva che egli, dopo, avrebbe dedicato la stessa cura alla vigna sul monte Ararat. E in una botte viveva anche il grande Pitagora, che sapeva apprezzare il falerno. E nelle stesse deliziose terme sguazzavano anche il gigante Gargantua e la sua eccelsa madre Gargamella, soprannominata Gola Secca. E in tutte le osterie, le taverne, le locande, le bettole, le mescite, le bottiglierie, le cantine in tutta la terra di Francia, nella terra di Thelem, nelle regioni di Utopia e Distopia, nel Pittavino, nell'Angiò, nella Piccardia, nella Savoia, nella Lingua d'Oca, nel Limosino e nella Taverna della Mula, molti giovani nobili e compari della corporazione degli ubriaconi sbattono le tazze sulla tavola e sulle panche per la maggior gloria dello Spirito Santo. E che ci importa di un'orecchia? Anche se ne perdiamo uno, possiamo sempre ascoltare la melodia nelle tazze. Ebbene, fratelli, mettete da parte i dadi, soffiatevi il moccio, abbottonatevi la pazza, sollevate i boccali e ascoltate le mie parole. Ecco,
Non smettete di giocare a Flux, Glick e Trick Track mentre vi dico queste sagge parole. Melodia che avete sentito, che ci ha accompagnato durante la mia lettura, è un tourdillon. Il tourdillon era un ballo doppio che veniva fatto nel 1400, in realtà ha avuto una vita un po' breve, ma interessante, un passo doppio, possiamo dire. E questo è un antico tourdillon della seconda metà del 1500, in realtà, e questo testo che vedete, che vi ho riportato qui, è un francese antico, ma in realtà è spurio, nel senso che il testo poi è stato messo su una musica antica, ma alla metà del 1900, ma si è, diciamo, voluta ricreare quell'atmosfera viva delle taverne, del Rinascimento, dei balli, insomma, dovete davvero immaginarvi un momento di grande levatura culturale e non solo. Qui dice, quindi quando bevo il vino chiaro, il chiaretto, amici, tutto tutto gira, ma ormai lo bevo e bevo Anjou e Arbois, che sono due, diciamo, denominazioni francesi. Chanson et buvons, cantiamo e beviamo, a ces flacons faisons la guerre, a questo flacone, cioè il flacone nel senso la bottiglia, facciamo la guerra. Chanson et buvons, cantiamo e beviamo, amici miei, beviamo dunque. Ecco, quindi questo spirito, diciamo, pantagruelico, vorrei porre la nostra breve chiacchierata. Allora, veniamo al vino dalle sue origini. Come sempre si parte dalle radici. Questa è una cartina che vi spiega quali sono i primi ritrovamenti archeologici, perché di fatto erano soltanto dei semi in alcune anfore, della nostra cultura occidentale orientale, perché come sempre, come voi sapete, questa zona del mondo, cioè la mezzaluna fertile, diciamo il Medio Oriente tra il Mar Mediterraneo e il Mar Caspio, se avete qualche reminiscenza storica, ma sicuramente, o se avete magari fatto questo di mestiere, sapete benissimo che questa è una terra molto fertile, molto feconda da tanti punti di vista. Parentesi, vi chiedo scusa, io non so con che tipo di pubblico sto parlando, magari dirò delle cose ovvie, perdonatemi, però insomma preferisco dire piuttosto che non dire. Ecco, quindi la presenza di qualche forma di vinificazione ci è data attraverso questi resti archeologici, e fate conto che dal punto di vista cronologico nei territori euroasiatici, diciamo, le prime testimonianze di resti di uve, in particolare di semi, sono da datare intorno al 5000 avanti Cristo, quindi in questo territorio che vedete davanti ai vostri occhi. Per quello che riguarda invece la nostra penisola italiana, siamo intorno al 2000 avanti Cristo, per cui siamo un po' più giovani. Ecco qua, il termine vino indicava in origine qualsiasi bevanda ottenuta dal processo di fermentazione degli zuccheri contenuti in frutti, cereali e miele. Voi sapete che l'uva non è l'unica materia che è fermentata da un certo tipo di bevanda. Sto pensando al sakè, è il distillato di riso in Giappone, oppure alla vodka che deriva dalle patate. Quindi l'uva non è l'unica. Con il passare però del tempo, il termine vinum, in latino oinos, in greco, è stato utilizzato per indicare soltanto il prodotto che derivava dalla vitis vinifera, che è il suo nome scientifico vero e proprio. Quindi questa è una nomenclatura da tenere in considerazione, anche una storia da tenere in considerazione. Vi dicevo che dal punto di vista storico farò un brevissimo passaggio, perché poi avrete tutto sulla dispensa se la vorrete condividere, e mi interessa capire che oltre alle fonti
che abbiamo, che ci raccontano e ci spiegano di come il vino venisse vinificato, fruito, di come la vite venisse coltivata, a partire appunto nella zona euroasiatica dal 5000 a.C. Un'altra grandissima fonte che ci aiuta a capire questo tipo di pratica è, come sempre, la storia dell'arte. E quindi attraverso affreschi, dipinti, resti come piccole manufatti in terracotta, tendenzialmente in questi periodi, capiamo che effettivamente alcune culture, alcune civiltà hanno a che fare con il mondo del vino. L'Egitto conosceva molto bene il mondo del vino e mi interessa farvi capire come la divinità legata al vino fosse Osiris, dalla quale divinità l'uomo apprende la coltivazione della vita, e il vino quindi ha una caratterizzazione fin da subito legata a qualcosa di sovrumano, cioè è una sorta di dono della divinità. Spesso questo lo sappiamo perché le popolazioni antiche, spesso per spiegarsi dei fenomeni che non riuscivano a spiegarsi non avendo gli strumenti scientifici, naturalmente li facevano derivare da una divinità sovrumana. Le testimonianze appunto in Egitto della coltivazione e della fruizione del vino sono diverse, e in particolare spesso si capisce dalle fonti che il vino è legato, insomma, a un richiamo strettamente connesso con il sangue. Questo già dovrebbe farci pensare a qualcosina di più avanti, no? Chi di voi è credente, è cattolico, sa benissimo che la celebrazione eucaristica, il pane appunto corrisponde al corpo e il vino corrisponde al sangue, e quindi questi, diciamo, sono simbologie, ripeto, che nei popoli antichi noi ritroviamo molto simili. Qua appunto vi racconto un po' di cose. Il mito detto leggenda del disco alato mostra ad esempio che il vino non era altro che il sangue dei nemici di Ra, che Horus aveva vinto. L'acqua che era divenuta rossa per il sangue venne chiamata da allora succo di grappoli di vino. Il vino sembra così legarsi direttamente alla vita, e il suo colore rosso richiama il colore del sangue, le morti in battaglia suonano come una sorta di tragica vendemmia. Quindi mi interessava appunto rendervi noto questo aspetto culturale che si collega a varie altre dimensioni che noi conosciamo bene. Quindi bere vino nell'antico Egitto significava nutrirsi della divinità, e lasciare il vino nelle tombe poteva essere l'augurio per il defunto di sedere a un banchetto di vino alla presenza della divinità nell'aldilà. Esattamente come quando appunto durante la celebrazione eucaristica poi si partecipa prendendo il pane e il vino in quel fenomeno che i cattolici chiamano la transustanziazione, che è una cosa molto complessa anche dal punto di vista teologico, ma che, come potete vedere, i latini direbbero nil sub sole novi, niente di nuovo sotto al sole, quindi la cultura questa è. Ecco, a proposito di cristiani, o meglio di precedenti al cristianesimo, anche nel mondo ebraico il vino ha un significato importante, profondo, liturgico. Ancora adesso, non so se qualcuno di voi appartenga alla religione ebraica, ma per esempio anche solo nel Kiddush di Pesach c'è la benedizione del pane, l'uso del vino. Poi peraltro sarebbe molto interessante, ma davvero potrebbe diventare un'altra serata, pensare a tutta la kasherut ebraica per la coltivazione del vino, la vinificazione, che è una cosa molto complessa e molto diversa rispetto, insomma, alle pratiche di vinificazione normali, diciamo, normali tra virgolette, del vino. Il vino appunto appare in Genesi 9, versetti 20-27, e vengono appunto raccontati i primi passi di Noè subito dopo il diluvio universale. Ora Noè, coltivatore della terra, cominciò a piantare una vigna, avendo bevuto il vino si ubriacò e giacque scoperto all'interno della sua tenda. Ham, padre di Canaan, vide il padre scoperto e raccontò la cosa ai due fratelli che stavano fuori. Qui continua il racconto biblico, e qui vi ho messo un'immagine a me molto cara. Immagino che qualcuno di voi sicuramente riconoscerà questa bella muscolatura michelangiolesca, e infatti si tratta di un brano della Cappella Sistina, della volta della Cappella Sistina, che Michelangelo
affrescato tra il 1508 e il 1512, grandissimo capolavoro. Non mi perdo sull'arte perché sennò poi devio e non mi riprendete più. La conseguenza dell'ora cazzora di Noè è la maledizione dei figli di Cam, e quindi il problema della terra promessa. Però questa figurazione del Noè ubriaco è molto interessante, naturalmente posteriore, perché posteriore è di matrice cristiana, perché come sapete nell'ebraismo è fatto divieto di rappresentare l'immagine di Dio in generale, è una tradizione aniconica, quindi non prevede l'uso delle immagini. E poi naturalmente non si possono non citare la Grecia e Roma, eh? La Grecia e Roma, dove il vino assume un aspetto, anche qui, più che, come dire, di gusto e di attenzione alla vinificazione. Il vino che bevevano i greci e i romani era terrificante, era dolcissimo, aggiunto di cose. Terribile, non so, e con i gusti che abbiamo noi oggi, poi naturalmente. Nel corso del tempo i gusti cambiano, cambiano le epoche, eccetera, però era veramente, doveva essere particolarmente sgradevole, ma era il soggetto principale del banchetto, del simposio, quindi di quella dimensione di dialettica filosofica che in particolare nel mondo greco, poi i greci rispetto ai romani avevano un'attenzione, diciamo, alla discussione e alla come si dice, una vocazione alla filosofia che i romani non avevano. I romani avevano una mentalità decisamente più, non solo guerriera, ma anche più spiccia. E con questo non voglio dare una posizione negativa al termine, ma erano proprio due mentalità molto diverse, quella greca e quella romana, per quanto si siano compenetrate e guardate, e soprattutto i romani sono impazziti per i greci, da tanti punti di vista. Anche in Grecia il vino era una bevanda sacra, naturalmente è il dio Dioniso, colui che rivela agli uomini i segreti della produzione di questa bevanda, e quando si celebravano i riti in onore di Dioniso, appunto spesso si degenerava, perché questa è una cosa che un sommelier non dice mai, ma che va detta: l'alcol, se assunto in dosi superiori a quelle tollerabili, fa malissimo, oltre a farvi diventare ebri, ubriachi, e quindi potete, come dire, combinare cose che non vanno combinate, però dal punto di vista proprio fisiologico, non è da stare attenti, insomma, al consumo dell'alcol. Quindi c'erano proprio queste feste dedicate al vino, ma se leggete, per esempio, potete leggere una delle tragedie più belle in assoluto, sono le Baccanti di Euripide, in cui si raccontano appunto che Giorge Abacco, Dioniso, insomma. Nel mondo greco. Vi dicevo appunto che la Grecia, i vini erano spesso dolci, prodotti con uve passite, poi vedremo cosa sono queste uve passite, e in più le concentravano ulteriormente, erano quasi stucchevoli, con l'ebollizione del vino, che riduceva ancora di più la componente dell'acqua, perché nella bevanda vino è una consistente componente di acqua, e poi spesso venivano aggiunti resina di pino al mosto in fermentazione, ed è questa cosa qui in Grecia arriva fino ad oggi. No? Magari qualcuno di voi ha visitato la Grecia e oltre ad aver bevuto l'uso, quel liquore all'anice, avrà bevuto il rezina, che è un vino che ancora oggi appunto in Grecia va, e devo dire, per quanto non sia un gran vino, però su una spiaggia greca, con magari un bel souvlaki di fianco, uno zazzichino, il rezzino fresco va giù bene. Adesso, senza stare qui a fare tante cose professionali, sono vere. Secondo me il rezzino è una di queste, almeno adesso mi vengono in mente queste belle spiagge greche, caraibiche, lasciamo. I romani, anche dal punto di vista della letteratura, spesso vengono citati i vini classificati. Lucrezio, in questo brano del De Rerum Natura, ci scrive: perdonatemi, ve l'ho messo direttamente in traduzione senza il testo latino. E in effetti si narra che Cerere le messi e libero la bevanda prodotta col succo della vite abbia fatto conoscere ai mortali. Eppure, anche qui, quindi di origine divina, eppure la vita avrebbe potuto durare senza queste cose, come fama che alcune genti vivano tuttora. Ma vivere bene non si poteva senza mente pura. Quindi a maggior ragione ci appare un Dio questi, per opera del quale anche ora, diffuse tra le grandi nazioni, le dolci consolazioni della vita placano gli animi.
Quindi, insomma, anche Lucrezio e tutta la tradizione romana ci dicono che è importante questa bevanda. I romani conoscevano bene la coltivazione del vino e avevano un grande senso appunto del business, della produttività, nonché avevano la maggioranza delle strade e dei commerci in tutto il bacino del Mediterraneo e oltre. Dovete immaginare che il massimo momento di espansione è sotto l'impero di Traiano, quindi siamo nel secondo secolo d.C. e davvero la superpotenza romana era molto estesa. Anche in questo caso il vino bisognava diluirlo con l'acqua, perché per quanto conoscessero le viti, il sistema di coltivazione della vite, avevano capito una serie di cose, ma non sapevano vinificare. C'era questo grosso problema della vinificazione, della conservazione del vino, della fermentazione, insomma, tutta una serie di specializzazioni che non avevano. Quindi lo diluivano con l'acqua, lo bevevano anche loro durante i banchetti, nelle feste, nelle taberne, che erano appunto le nostre osterie. E facevano appunto questi brindisi alla salute delle persone presenti o anche assenti. I romani avevano un grandissimo culto dei defunti e della famiglia, della casa, divinità che venivano venerate in casa, erano le divinità dei lari e dei penati che c'entravano appunto con tutta la discendenza della famiglia. E quindi i brindisi erano sempre in condivisione anche con quelli che non c'erano più. Molte informazioni praticamente protoscientifiche, direi, le abbiamo da quel grande uomo che è stato Plinio il Vecchio, veramente un intellettuale di grande spessore, un grandissimo studioso, che ci ha menzionato più volte le sue, nella Naturalis Historia, che è il suo principale trattato, 80 qualità di vino, tra cui quelle più famose, il Falerno di origine campana, il Caleno, il Cecubo e vari altri. Quindi, grazie al buon Plinio, che purtroppo ha fatto una brutta fine perché è morto durante l'eruzione del Vesuvio, quella del 79 d.C., lui si è avvicinato, lui era miseno, era con la sua flotta, si è avvicinato troppo perché era un curioso, era veramente uno scienziato di fatto Plinio, e purtroppo l'ha fatto fuori la potenza del vulcano. Ecco qua, quindi dopo questa piccolissima, perdonatemi, ma davvero della storia del vino, possiamo andare avanti a parlare del Medioevo e dei frati e dei monaci, soprattutto in Borgogna, poi lo vedremo magari il concetto del clou monastico che oggi è importantissimo, per esempio nei vini borgognoni, che sono i vini tra i più buoni e i più cari al mondo. Possiamo parlare del Rinascimento, di tantissime cose fino ai giorni nostri, ma vi ho riassunto un po' di cosettine nella mail che vi manderanno se vorrete. Allora, cerchiamo di capire dove la vite si viene bene, cioè quali sono le zone di elezione della vite. Ha bisogno di particolari esigenze climatiche, per cui sono delle latitudini alle quali la vite cresce, delle altre nelle quali non cresce, non c'è verso. Potete fare quello che volete, ma non succede. Quindi vedete, nei due emisferi, tra il 50° e il 30° grado di latitudine nord e parallelo il 30° e il 40° a sud. Vedete appunto come il bacino del Mediterraneo, la faccia da padrone, vedete questo rosso, noi ci vedete principalmente. Poi ci sono altre zone vocate, gli Stati Uniti, la California, l'Oregon, il Perù, il Cile, l'Argentina, quindi sia la costa pacifica che la costa atlantica, grande produzione di vini in Sudafrica, grandissimi vini, qualcosa nelle sponde più orientali. Adesso provano i cinesi a fare il vino. I cinesi, naturalmente, come sapete, provano a fare tutto, fanno qualsiasi cosa, in più sono milioni, quindi possono permettersi di sbagliare e sostituire. In realtà, i cinesi utilizzano, probabilmente prendono da noi, come per quasi tutte le cose, e utilizzano principalmente dei tagli bordolesi, cioè coltivano quei vitigni internazionali che vengono bene, più o meno, non dico anche sul balcone di casa vostra, ma quasi, perché poi anche lì il vino, adesso la vite e la tipologia di vite ha sia
sì, dei territori di elezione non soltanto per questa questione della latitudine di cui stiamo parlando adesso, ma anche proprio per tipologia di terreno. Per esempio il Cabernet Sauvignon o il Merlot, non dico che li piantate dappertutto quasi, Nebbiolo vi voglio vedere. Li voglio vedere a piantare il Nebbiolo dove lui non vuole stare. Il Nebbiolo, quando è vitigno qual è, uno dei miei preferiti in assoluto, vi dice sì, bello, prova a piantarmi dove non voglio io e ti faccio vedere, non ti faccio neanche le foglie, non solo l'acino, il grappolo. Giappone, qualcosina, e poi tutta la grande produzione, perdonate, manca un pezzettino di qua, comunque di Australia e Nuova Zelanda, quindi questo nuovissimo mondo che fa delle cose interessanti, anche dei vitigni che noi siamo abituati a bere con un gusto europeo. Mi viene in mente per esempio il Sauvignon, il Loira. Se assaggiate un Sauvignon neozelandese o anche sudafricano, sono grandissimi prodotti di altissima eccellenza, ma con un gusto completamente diverso di quello che assaggiate per esempio in Loira e quindi nella nostra cara vecchia Europa, che dà sempre i suoi magnifici frutti. Ecco qua, allora, che cosa è successo? C'è stato un problemino nella nostra cara vecchia Europa. Il problemino si chiamava Phyllostera vastatrix. Questo è il nome scientifico di un affide, un animaletto piccolino che alla fine dell'Ottocento, alla fine del XIX secolo, ha cominciato a mangiucchiarsi tutti gli apparati radicali, quindi la parte, diciamo, del radicale, la parte sottoterra delle nostre viti europee, purtroppo con l'inizio del XX secolo, l'inizio del 1900, per far sì che tutto il patrimonio vinicolo europeo sopravvivesse, sono dovuti fare degli innesti tra un portainnesto, quindi la parte radicale americana, con americana intendo appunto il nuovo mondo, e la parte superiore europea, quindi i nostri vitigni, il Nebbiolo, il Pinot Nero, lo Chardonnay, eccetera, eccetera. Perché si è dovuta fare questa cosa? Perché si è notato, si è visto che la vite americana non veniva attaccata da questa brutta bestiolina che è la Phyllostera. Quindi la vite europea ha dovuto avere questa combinazione, quindi il nuovo mondo qualcosa di buono, almeno nel vino, ce l'ha portato sicuramente. C'è una cosa interessante però, che ci sono rimasti alcuni vitigni in Europa cosiddetti a piede franco, cioè quelli che la Phyllostera non è riuscita ad attaccare, a mangiarsi e quindi a distruggere. Quali sono le caratteristiche di un vitigno a piede franco? Allora, quelli che sono venuti, una delle caratteristiche più importanti sono quello del terreno vulcanico. Quindi abbiamo per esempio alcuni vini dell'Etna, che sono l'Etna. Ottimo, ottimo posto in cui si fanno vini, poi ultimamente sono anche entrati in commercio perché gli americani, i russi hanno comprato tanti territori sull'Etna e quindi c'è un bel giro di soldi, per cui anche di produzione. Quindi territori vulcanici non piacevano alla Phyllostera, vulcanici acidi con tendenza a pH acido, e anche l'altitudine. L'altitudine sopra i 1200, sopra i 1200. È vero che la viticoltura sopra i 1200 è molto difficile da gestire, ma c'è. E quindi, per esempio, vi cito qualche esempio, c'è un ottimo vitigno valdostano che si chiama Prie Blanc. Il Prie Blanc è un vitigno a piede franco. Oppure abbiamo il Carignano del Sulcis, siamo in Sardegna, l'Alicante di Sicilia, ottimo vitigno l'Alicante. Di solito viene tagliato, anche in Sicilia non si beve quasi mai in purezza l'Alicante. Tagliato nel senso mescolato con un altro vitigno, ma io lo trovo di grande eleganza, di grande struttura. E poi, attenzione, attenzione, nella nostra bella Liguria, nella zona di Ponente, il rossese bianco. Questo per darvi un'idea di alcuni esempi della questione delle viti a piede franco. Per il resto ci siamo dovuti rivolgere agli americani che ci hanno dato questa forza. Questa fotografia che vi ho messo qui è una fotografia di vigne vecchie, vieilles vignes, come si dice in francese. Ci sono delle vigne che danno
pochissimo frutto o quasi niente, ma bellissime dal punto di vista estetico, emozionale da vedere. Io ho avuto la fortuna di vedere, per esempio, in Borgogna, quindi nel centro, nel cuore della Francia, delle viti di anche 100 anni, delle cose veramente straordinarie. Poi dopo vedremo il ciclo della vite. Mi interrompo un attimo per magari capire se c'è qualche domanda, qualche curiosità, qualche intervento velocissimo, se qualcuno ha qualche curiosità su questo primo tema, se no poi andiamo avanti. Intanto vi chiedo se è tutto chiaro, cioè se riesco a spiegarmi, se riuscite a seguirmi. Ok, vedo qualcuno in video che mi fa yes. Poi fanno i miei ragazzi, ogni tanto vedo testi. Sì, è tutto chiaro, grazie. No, io avevo una domanda, se posso. Sì. Ecco, come hanno fatto... Okay. Sì, sì. Come hanno fatto a capire che la vite americana resisteva alla filossera? Ecco, e questo è il... Giusto, ottima domanda. Allora, come sempre si capisce con l'esperienza. Quindi hanno fatto una serie di prove e hanno capito questo. E poi soprattutto, e forse questa è una cosa che capiamo benissimo perché la stiamo vivendo in questo momento, siamo partiti noi con questo maledetto virus, nel giro di 3 secondi è arrivato in Francia, poi in Spagna e poi in tutto il mondo. Quindi, diciamo, per quanto all'inizio del Novecento non avessero, come dire, le peculiarità scientifiche che abbiamo noi oggi, però facendo il classico 2 più 2, beh, se questa filossera ci sta devastando tutti i vitigni d'Europa, per quanto ci sia di mezzo l'Atlantico, ma ci sono anche le barche che dall'Europa e le navi vanno dall'altra parte portando merci, e con le merci porti tutto, come sapete, no? Quindi te lo sono domandato in questo modo e di là non è successo niente. Quindi poi si è provato, per cui questo. C'è qualcun altro che... Vedo Giampaolo Ferone, che non so se vuole intervenire o solo si è avvicinato alla telecamera. Avverto che se devono intervenire devono riattivare il proprio audio, perché sì. Sono tutti silenziati. Giulio Fontana intanto ci dice: un vitigno di 100 anni è davvero eccezionale. Credo che la vita media... Sì, fino a 30-40 arriva, però sei veramente vecchietta, 30-40, fa poca roba. 100 anni è una cosa pazzesca, è incredibile. Ma in Borgogna queste cose si trovano. Non vi dico poi il sapore in bocca del vino che deriva da quelle viti, è qualcosa di... Io ricordo una serata in cui piangevo sul serio. Non è che piangevo perché ero ubriaca, avevo la sbornia triste, piangevo di emozione, era una cosa incredibile. Davvero, ho bevuto un Pedro Jiménez, che è uno sherry, del 1947, era nel 2017, tanto per darvi un po' di tempistiche, è una roba veramente... È come per me quando ho visto, non so, per la prima volta Matisse all'Hermitage, piangevo, tanto per dirvi, ecco. Bene. Proseguiamo. Quando vi annoiate ditemelo che io mi zittisco. Eccolo qua. Allora, share. Devo tornare dove eravamo, scusatemi. Eccoci qua. No, non vuole collaborare. Vabbè, andiamo avanti. Eccolo qua. La vite, appunto, sarò un po' più, magari un pochino più veloce su questo, ha il ciclo annuale, quindi un ciclo vegetativo e un ciclo riproduttivo, come tutte le piante da frutto. Per cui vedete sotto la linea del tempo, ciclo vegetativo, il germogliamento, l'accrescimento dei germogli, l'agostamento, la defogliazione, insomma come tutte le piante, e poi il frutto che parte con la fioritura, in primavera, poi c'è l'accrescimento, la maturazione degli acini con l'allegagione, l'invaiatura, e infine la vendemmia che un tempo noi eravamo abituati, anche tutte le belle poesie che studiavamo alle elementari, del ribollir dei tini a ottobre, il mese della vigna, della vendemmia, eccetera, cose che i miei studenti non sanno più, a parte che non studiano più a memoria niente, neanche le poesie non sanno niente, però vabbè. Ma noi lo studiavamo, io sicuramente, quindi anche voi a maggior ragione. E questo, la vendemmia non ha più una
un momento preciso. In realtà non ce l'ha mai avuto precisissimo, perché dipende dalle zone, dalle latitudini, dal tipo di vino che vuole fare il viticoltore, perché se io voglio fare uno spumante devo avere maggiore acidità e quindi non faccio maturare del tutto, non faccio partire del tutto la maturazione fenolica, cioè sto indietro con gli zuccheri, perché se voglio fare lo spumante ho bisogno di maggiore acidità, quindi raccolgo a fine agosto. Poi è chiaro che un conto è raccogliere in Champagne, che ha latitudine di un certo tipo, e quindi raccogli il Pinot Meunier in Champagne anche a metà di agosto, e un conto è raccogliere in Sicilia. Insomma, sono cose molto differenti. E questo dipende tantissimo dalla volontà del viticoltore e dalla storia che vuole dare alla sua cantina, al vino che vuole produrre. E il lavoro parte dalla vigna, parte sempre dalla vigna, sempre. E poi vedremo alcune cose importanti da questo punto di vista. Scusa, allora, ti posso interrompere un secondo, perché in chat c'è una sorta di, diciamo così, ribellione sul fatto che il Barolo, per esempio, fosse un vino tutto italiano e non mezzo americano, per effetto di quella animazione. O un'altra domanda è come si sono originati i vitigni autoctoni, cosa vuol dire autoctono in questo caso? Ecco. Sì, questa è una domanda un pochino più complicata. In realtà, se partiamo dal presupposto che il porta innesto è americano, sì, allora, diciamo che il Barolo, quindi il Nebbiolo, quel grande vitigno che vi fa pepe, se volete coltivarlo dove lui non vuole, diciamo che non c'è una classificazione, come dire, precisa. Provo a spiegarmi. Con autoctono si intende appunto un determinato vitigno che si instaura in una zona e in quella zona fa tradizione, cioè fa storia, è lì da tempo, okay? E quindi che, come dire, trova il suo terreno di elezione. Motivo per cui possiamo dire che il Nebbiolo, per esempio, è un vitigno autoctono, certamente italiano, perché non è coltivato da nessun'altra parte. C'è un piccolo problema però, un ulteriore problema per cui diventa tutto in qualche modo mescolato, l'umanità è questo, no? Siamo veramente una mescolanza di cose, da tanti punti di vista, perché poi ci mescoliamo tra di noi. Fortunatamente, io per esempio sono figlia di radici stranissime, io vengo da tutte le parti, eppure vi potrei parlare perfettamente dialetto milanese, ma ho una nonna che è nata a Tunisi, tanto per dirvi, quindi, e non si direbbe dal mio aspetto. Per cui, dicevo, un altro problemino è che esistono, delle varietà, vitivinicole, dei cloni che si vanno a instaurare in varie parti, in varie zone. Ci sono, per esempio, la Grenache, francese è sostanzialmente un clone della Garnacha spagnola, praticamente è lo stesso vitigno, anche se assume i nomi, diciamo, dei luoghi in cui cresce, per cui possiamo dire che la Grenache è un autoctono francese e la Garnacha è un autoctono spagnolo? Sì, possiamo dirlo, però ormai davvero la mescolanza è talmente, come dire, diffusa. Il concetto di autoctono sì, esiste e di sicuro, tranquilli, il Barolo lo facciamo solo noi e come lo facciamo noi non lo fa nessuno, non esiste, il Barolo è nostro, così come il Nebbiolo, ma come il Nebbiolo anche di Valtellina. Se voi bevete uno sforzo di Valtellina, è un Nebbiolo, si chiama Chiavennasca la varietà dell'uva in Valtellina, ma è Nebbiolo. Così come il Sangiovese, quindi il Brunello, l'altra nostra grande e costosa eccellenza. E poi beh, il Brunello in particolare è Sangiovese Grosso, che è una delle tipologie di Sangiovese, anche lì. È tutto un mondo particolare. Io poi mi scuso, non riesco ad approfondire più di così perché io non sono un'enologa, non sono una scienziata, ma sono una sommelier e un umanista. E quindi queste cose naturalmente le abbiamo studiate, però spero di avervelo spiegato nella maniera migliore e più semplice, perché c'è davvero una mescolanza straordinaria, per cui il concetto di autoctono esiste, ma più o meno, trovatemi un milanese autoctono adesso, trovatemene uno, che
un vero brambilla fumagalli, trovatemelo, fatemelo conoscere, perché io non so più a chi chiedere quando si parla in dialetto, perché molte cose le so, ma molte non le so più. Il mio nonno parlante dialetto non c'è più, e la mia mamma il dialetto milanese lo capisce, ma alcune cose non le sa più, perché è normale, è così. Quindi, insomma, ecco, ti sei spiegata? Grazie, compliments, thank you very much. Ok, proseguo. Poi fermatemi, Elio, va benissimo così, se vedi che la chat è calda, tu fermami, che io arrivo. Grazie. Allora, vediamo se mi fa riprendere. Ecco qua, poi il mio computer è stanco perché io sto praticamente vivo nel digitale, non ho più una vita reale, anche con i ragazzi al mattino. Allora, l'allevamento e la potatura della vite, varie soluzioni che dipendono anche proprio dalla zona in cui la vite si trova. Quindi, per esempio, in Trentino, in Friuli abbiamo la pergola, in Sicilia l'alberello, quello più comune è la spalliera, il guio, il cordone speronato, sono varie, la spalliera vedete ha varie tipologie, però questo qui è quello che se quando girate per le vigne dell'Oltrepò è quello che trovate, e anche la pergola veronese, la pergola trentina, insomma sono diversi i sistemi di allevamento della vite. Poi c'è il nostro vero protagonista per fare il vino, cioè l'acino. Vedete, il grappolo è composto dal raspo, dagli acini, la parte importante è l'interno, quindi la polpa, che è composta dai vinaccioli, che sono i semi veri e propri della vite, la cuccia e tutte queste componenti sono molto importanti nella maturazione, nella scelta del momento, intanto della vendemmia e poi della vinificazione, perché è qui che si gioca il rapporto tra zuccheri, acidi, il colore del vino viene dato dalla buccia, la buccia che sulla quale sono presenti alcune sostanze come per esempio gli antociani che danno la colorazione, poi vedremo come si fa a dare il colore al vino, per chi non lo sapesse. Insomma, un'altra cosa importante sulla buccia è la presenza dei lieviti, i lieviti cosiddetti qui sì autoctoni o spontanei, cioè quei lieviti si formano in natura che saranno poi i primi starter della fermentazione, perché per far partire la fermentazione ci vogliono necessariamente dei lieviti, e i lieviti possono essere autoctoni, originari appunto come nel caso della buccia, oppure il vignaiolo in cantina fa una selezione di lieviti che aggiunge, che possono essere dei lieviti più o meno studiati in laboratorio o anche alcuni per esempio presenti nelle cantine. Cioè la questione della fermentazione alcolica, come buona parte vi dicevo prima delle scoperte degli esseri umani, nasce assolutamente per caso. Quando questo appunto viene pigiata l'uva, si vede che comincia a ribollire, perché infatti la fermentazione tumultuosa, ribolle il mosto che sta fermentando, ma gli starter sono stati dei lieviti che erano presenti sulla buccia, quindi qualcosa di assolutamente naturale, che poi l'uomo come sempre si mette sulle mani e cambia, lo fa diventare meno naturale. Ecco qua, qui c'è questa bellissima fotografia che ho trovato in rete. È sempre interessante quando andate a parlare con un vignaiolo, anche quello più intellettuale, anche quello più presente nel mondo digitale, di Instagram, di Facebook, che sa promuovere i suoi prodotti, anche quello diciamo più vestito in giacca e cravatta, quando poi gli guardate le mani, se veramente lavora nella terra, capite che cosa vuol dire, capite che intanto è una passione ed è, come dire, qualcosa di profondissimo, di molto antico, di viscerale. Penso che questa foto renda proprio bene l'idea. Mario Soldati diceva: il vino è la poesia della terra. Poesia è una parola che deriva dal greco, in greco deriva dal verbo poieo, che significa fare, e quindi davvero è la terra che fa il vino, è la sua poesia, è il suo canto. E un vignaiolo, io ho visto veramente dei vignaioli in tanti anni che mi occupo di vino e che giro da buona sbevazzatrice, ho visto tanti occhi lucidi mentre parlavano della loro terra e del loro vino. Un'altra cosa che mi ha sempre colpito è il fatto che i vignaioli ti raccontano delle vendemmie che sono una l'anno, cioè un
viticoltore per mantenere la sua azienda, la sua vita, la sua famiglia ha una possibilità all'anno, una. Quindi loro ti parlano delle vendemmie come se fossero dei figli. Sì, quella del 2013 era un po' più calda, quella del 2005, ah ma che annata, il 92. E lo fanno veramente come quando chiedi a una madre o a un padre di dirti ma cosa faceva la piccola Lauretta nel 1987 d'estate? E la mamma ti dice, ah oh, mi ricordo che faceva quella roba lì. Ecco. È la stessa cosa ed è davvero una relazione che si instaura col vignaiolo con chi ha voglia di raccontare, perché poi molti mantengono quella loro dimensione più contadina, quindi quella spiccia, per cui scarpe grosse, cervello fino. Ho incontrato tante persone molto autentiche, molto genuine e vi invito ad andare a visitare le cantine che è una bella cosa. Dicevo, una delle caratteristiche fondamentali per il vino, oltre a quello che abbiamo detto, la latitudine, l'altitudine, eccetera, è il cosiddetto terroir. Il terroir è un termine francese che non è traducibile in nessun'altra lingua. Ci possiamo provare, ma non rende l'idea, perché non è il territorio. Cioè, in italiano il territorio ha un'accezione ben precisa. Il territorio è il luogo, appunto, è un qualcosa che determina una zona, ok? Il terroir, il concetto di terroir in francese è molto più ampio e infatti prevede quattro principali fattori. Il clima, quindi dove cresce la nostra vite, il suolo, che tipo di suolo è, il terreno nel vero senso della parola, quindi se è esposto a nord o a sud, che tipo di altitudine o latitudine ha, e poi, cosa fondamentale, umanissima, la tradizione, le tecniche del vino, il vignaiolo. Adesso, tra l'altro, molto negli anni passati, diciamo, nel secolo scorso, ormai siamo negli anni 2000, per come fa? Strano dire nel secolo scorso, perché anche io sono nata nel secolo scorso, quindi faccio un po' fatica a pensarlo come secolo scorso, però è così. Spesso la tradizione di famiglia del vino veniva rinnovata. Attualmente ci sono dei bravissimi giovani viticoltori che si pongono nella tradizione dei loro padri, ma ci mettono del loro con tantissima forza, coraggio, innovazione e rispettando tantissimo la terra, tantissimo. Voi sapete, sicuramente vi ricorderete, la maggioranza di voi, quegli scandali che ci furono alla metà degli anni Ottanta, del 1900, con l'etanolo e tutto il metanolo, e tutta quei problemi di gente che è stata molto male, qualcuno è morto. Insomma, davvero la situazione della vinificazione in Italia, sto parlando dell'Italia soprattutto, tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta del 1900, ha raggiunto dei picchi di terrificanti dal punto di vista della qualità. Poi piano piano, tornando alla terra, tornando alle radici, si è alzata notevolmente la qualità. E questa è una cosa importante. Vedete che anche molte altre cose che ci circondano in questo momento, anche sulla coltivazione dei terreni, sull'uso dei prodotti cosiddetti a chilometro zero, no? Questa grande attenzione che c'è adesso, immagino ne abbiate sentito parlare, anche per quello che riguarda il cibo, per esempio, ecco, c'è questo destino in qualche modo di ritorno alla terra, di ritorno alle cose semplici, è importante. E nel mondo del vino, vi dico, nel mondo del vino attuale, io lo vedo molto, l'ho visto moltissimo. Quindi il terroir è fondamentale, queste dimensioni che vanno a formare questa idea del terroir sono fondamentali, per cui il clima, se sei in montagna, ecco, la vite ama moltissimo i pendii, quindi montagna, collina, possibilmente vicino a un corso d'acqua, quindi questo sta bene, vicino ai laghi, oppure comunque che un corso d'acqua, anche se un po' più lontano, influenzi in qualche modo. I venti, sono molto importanti i venti, soprattutto per asciugare da eventuali umidità e evitare muffe. Le muffe sono dei grandi problemi dell'uva, a parte alcune muffe cosiddette nobili, di cui poi magari vi dico qualcosa. Il terreno vero e proprio, calcareo, argilloso, fatto di marne, sabbioso, sono tutti terreni che danno poi produzione diversa di uva e quindi di vino, e il viticoltore lo sa e lo tiene in conto.
le temperature medie, tendenzialmente la vite sta bene a temperature non troppo basse, anche se ama le escursioni termiche. Le escursioni termiche giorno-notte sono amate dalla vite e danno appunto caratteristiche particolari. Una delle cose, tra i vari problemi che la vite soffre tantissimo, ci sono il freddo intenso, ma ancora di più le gelate primaverili. Le gelate primaverili, quando ci sono le gelate primaverili, i viticoltori si sentono male, vorrebbero svenire, perché sanno che poi ci potrebbero essere dei gravissimi problemi nello sviluppo alla primavera e l'estate del grappolo. È stato un paio di anni fa, se vi ricordate, queste bellissime da un lato tragiche dall'altro immagini al telegiornale, in televisione, insomma, dei viticoltori che mettevano dei bracieri in mezzo alle viti di fuoco per scaldare la terra, per scaldare le viti a marzo, quando c'erano le gelate primaverili, per provare a salvare il raccolto. E questa è una tradizione antichissima che si fa ancora oggi in alcuni casi. Un altro grande nemico della vite è la grandine. La grandine proprio fa fuori i chicchi, fa fuori tutto, e quindi i viticoltori che prendono la grandine, soprattutto in primavera, appunto quando c'è il momento di fioritura della vite, delle foglie, del grappolo, è veramente un disastro. Ed ecco qui la vendemmia. La vendemmia è il momento fondamentale per il viticoltore. Il viticoltore deve far sì che la vendemmia vada bene, sia fatta con determinati criteri, e come vi dicevo prima, il viticoltore sceglie quando farla in base a dove si trova, assaggia in base al gusto del chicco d'uva, l'acino viene assaggiato, il viticoltore parte e comincia ad assaggiare, il viticoltore con l'enologo di solito, a meno che non coincidano le due figure, spesso i viticoltori si servono di enologi. Partono e vanno in mezzo alle loro vigne, in tutti i punti, e assaggiano. E dal gusto, anche perché hanno una certa esperienza, diciamo, riescono a capire se è il momento della vendemmia oppure no. Dicevo, poi dipende anche da che tipo di vino puoi fare. Questo è importante per capire quando vendemmiare. Le vendemmie possono essere manuali, come vedete qua sopra, e questo è un trattamento riservato soprattutto a quei territori nei quali la macchina, quindi la vendemmia meccanicizzata, non arriva. Pensate ai vitigni terrazzati della Liguria o della Valtellina. Lì prendi le tue belle gerle sulle tue spalle, cominci a salire e con grandissima fatica tiri giù quei meravigliosi grappolini di Nebbiolo o di Bosco, di Albarola, in Liguria, fai lo Chateau di qua, lo Sforzato di là. E quindi, insomma, anche spesso, signori, mi veniva ragazzi, signori, il costo di una bottiglia di vino è determinato anche dal lavoro che il viticoltore fa durante la vendemmia. Insomma, con le macchine, nel giro di qualche giorno, sei a posto. Se devi andare con le gerle su tutti i terrazzamenti, della Sassella in Valtellina, ecco, forse ci vuole più di qualche giorno, e soprattutto ci vogliono tante persone, perché comunque non è che puoi aspettare, dici, ah, questa la faccio adesso, questa settimana prossima, questa tra 2 settimane. No, ci vuole tanta gente, perché devi fare in fretta, naturalmente, se la maturazione è arrivata al punto giusto. E poi ci sono anche le cosiddette vendemmie tardive, e vedete questa bella foto di questi grappoli che sono ricoperti di neve. Magari però ne parliamo dopo di questa cosa, perché è un metodo che ci serve per fare i vini dolci, la vendemmia tardiva. Ci siamo fino qui. Ci sono domande? Tutto chiaro? Mi sembra interessante? Avete qualche curiosità? Questo giochettino. Laura, se controlli ogni tanto la chat, fanno delle domande in chat che poi. Ah, è perché io sono attaccata con il PowerPoint, quindi ta-ta-ta-ta, la peronospera. Ti ho spiegato che come incide il tipo di allevamento sulla qualità del vino? Domanda interessante. Allora, in questo caso, il viticoltore utilizza e sceglie il tipo di
di allevamento per far sì che la qualità del vino sia migliore e quindi, per esempio, la pergola che ha tutta la parte del foliage messa sopra e il grappolo che scende da sotto è un modo per proteggere il grappolo dai raggi del sole troppo forti in montagna, soprattutto quando sei in altitudine, arriva bene, arriva diretto, per cui sono certamente scelti ad hoc rispetto alla zona in cui ci si trova. L'alberello, per esempio, quello che si usa, se andate a Pantelleria, vedete tutti gli alberelli dentro nella terra, veramente un pochino sotto rispetto al livello della terra, perché c'è un vento pazzesco, siamo in un'isola vulcanica straordinaria, magnifica per la produzione del vino, ma come tutte le isole è molto ventosa, e quindi quel tipo di allevamento serve per evitare che il vento faccia danni sui grappoli o sulle foglie, e poi che protegga anche un po' dal caldone, più stai dentro alla terra più sei protetto dal caldo, per cui questo. E la peronospora, sì, è giusto, la peronospora è una brutta bestia, è una delle tante malattie possibili che la vite può prendere, ed è un problema. Purtroppo, come si fa a intervenire? Ci sono degli interventi che si possono fare in vigna, più o meno ortodossi, e con ortodosso intendo la chimica, l'uso della chimica o meno, quindi più o meno l'uso della chimica, sì, potrebbe dare dei grossi problemi, però su questo tipo di difetti, diciamo, si interviene, non si chiamano difetti, sono proprio problemi, come dire, biologici, si interviene in vigna. Poi ci sono dei difetti del vino su cui interviene poi. Specialmente il champagne, le gelate, le grandi primavere lì sono frequenti, certo. La vendemmia con macchine danneggia i grappoli, ma ormai ci sono delle macchine che sono veramente fatte bene. E poi mi sentirei di dire di no. Poi spesso se sei in un territorio dove puoi intervenire con le macchine hai talmente tanta produzione, talmente tanta estensione del territorio che recuperi bene, quindi, però direi di no. Certamente farlo manuale, come sempre, come tutte le cose, è più bella la sedia intagliata dall'artigiano o la mia IKEA 15 euro, è più bella quella intagliata dall'artigiano, poi mi siedo lo stesso, ma certamente io vorrei tutte quelle intagliate dall'artigiano della Val d'Aosta. Qui. Allora, Giulio dice, adesso sono aiutati dai trattori a cremagliera, è vero, sì, sui terrazzamenti deve essere comunque faticoso. Lo zolfo, è vero, sì Giulio, giusto, si aiutano un po' con questi strumenti, però vi assicuro che ho visto delle vendemmie nelle zone di terrazzamenti, che poveretti, era veramente faticoso. Lo zolfo, sì. Lo zolfo è uno degli elementi più naturali e meno chimici che si utilizzano, certo, certamente. Questo fa la differenza. Oggi l'altro grande tema del vino, ma anche lì, altra serata, è la questione del vino biologico e biodinamico. Queste due terminologie di cui sentite parlare spesso anche nell'ambito del cibo, sono un po', come dire, borderline sulla questione legislativa. Non c'è di fatto ancora una vera e propria legislazione che indichi la questione del vino biodinamico, biologico, eccetera. Però certamente quei giovani viticoltori, la maggioranza di quelli di cui vi parlavo prima, cercano di intervenire il più possibile con elementi naturali e meno chimici, nel senso sintetici, perché poi anche la natura è chimica, è un composto chimico evidentemente, però un conto sono quelli sintetici, un conto sono quelli naturali. Quindi questa è veramente una vexata question nel mondo del vino, nel mondo del cibo, anche perché dovete immaginarvi, per esempio, che ci sono alcune aziende che utilizzano fertilizzanti chimici pazzeschi e invece l'azienda di fianco si professa biologica e tu dici sì, bello mio, però come fai a dirlo se questo qua passa tutti i suoi fertilizzanti e poi il vento c'è, per cui è un grosso problema questo, ci sono grandissime cause legali in ballo da tanti punti di vista, per cui questo sì, però ecco, io vi dico, vi assicuro però che in Italia in questo momento la tendenza è quella a cercare il più possibile di porsi in una logica più biologica. Poi il biodinamico è un estremo, è come dire vegetariano-vegano, per quanto siano comunque due filosofie diverse di vita e di pensiero, però se il biologico ha una
certa serie di attenzioni, il biodinamico ha anche tutta una delle implicazioni più energetiche nella filosofia anche steineriana, è qualcosa di molto più profondo, diverso. Per esempio si seguono tantissimi cicli lunari, è un discorso interessante quello del biodinamico, però è un altro mondo. Grazie Giulio, grazie, scusate io mi chiamo per nome, tanto io non sono una militare, quindi... posso permettermelo. Allora, vado avanti magari ancora un pochino, poi quando siamo stanchissimi volevo solo arrivare in un certo punto, in un certo momento. Più che altro ci viene sete. Sì, no, dobbiamo, adesso magari facciamo la vinificazione, poi facciamo quattro chiacchiere e andiamo avanti la prossima volta. L'ultima, magari vi dico due cosine sulla questione del vino rosso, del vino bianco, del vino rosato. Io non lo so chi tra di voi sappia come si arriva a fare un vino rosso, un vino bianco o un vino rosato. Cerco di spiegarvelo nella maniera più veloce e meno noiosa possibile. Quindi i vini sono classificati rossi, bianchi, rosati. Attualmente c'è anche una bella, una bella via che è quella degli orange wine, cioè i vini arancioni, che io adoro. E sono sostanzialmente dei vini bianchi, ma che fanno macerazione con le bucce, poi ve lo dico, quindi acquisiscono un colore un po' diverso. Se non avete mai assaggiato un orange wine, assaggiate un orange wine, perché sono prodotti straordinari. Ecco, allora, come si fa? Dopo la vendemmia si prende tutta la nostra bella uva, viene trasportata in cantina facendo molta attenzione, perché poi, vi dicevo, sulla buccia ci sono quei simpatici lieviti dell'inizio che, se parte la fermentazione nel carretto e non sei ancora arrivato dove devi arrivare, sono problemi. E poi comunque l'ammasso del grappolo magari produce delle marcescenze, insomma bisogna stare attenti, anche quello, il lavoro del trasporto devi stare attento. Si arriva, si scarica nella pigia di raspatrice di solito o nella diraspatrice, quindi quella che toglie il raspo, e ecco tutte le parti legnose del grappolo dell'uva vanno eliminate, perché portano intanto astringenza. Il tannino, quindi più ne elimini meglio è. Poi il legno potrebbe dare anche dei sentori poi in bocca nel vino un po' sgradevoli, quindi di sicura via il raspo, quindi il grappolo vero e proprio, la parte lignea, mentre i vinaccioli, cioè i semini dentro l'uva, quelli per esempio nel rosso li tieni in qualche modo e poi vediamo come si aggiustano. Nel bianco invece non c'è questo problema. Allora, cosa succede? Quel miracolo, anche qui scoperto per caso, che ci rende l'uva vino è la fermentazione alcolica, che è un processo biochimico che è appunto fatta partire dai lieviti appartenenti al genere scientifico dei Saccharomyces, che sono presenti sulla buccia dell'uva e poi vengono eventualmente aggiunti in fase di fermentazione dal nostro amico vignaiolo. Gli zuccheri, in particolare il glucosio, presenti nel mosto, verranno degradati liberando CO2, anidride carbonica e alcol etilico. Ci sono due tipi di fermentazione, quella in bianco senza le vinacce. Cosa sono le vinacce? Le vinacce sono la buccia e i vinaccioli, sostanzialmente le parti solide del vino, dell'uva, scusatemi, le vinacce. E poi il rosso, con la presenza invece delle vinacce. Quindi vi dicevo prima che un'altra cosa fondamentale delle bucce sono le sostanze coloranti presenti sulla buccia, che sono quelle che danno il colore al vino, ok? E poi appunto questa reazione, che la vedete qui nella formula chimica, C6H12O6 diventa due molecole di C2H6O più due molecole di anidride carbonica più energia, viene liberata un sacco di energia anche durante la fermentazione alcolica. Quindi questo per darvi un'idea. La fermentazione avviene di solito, nella maggioranza dei casi, in vasche di acciaio inox a temperatura controllata. Questo è fondamentale, controllare la temperatura, perché se lasciate appunto il ribollire dei tini, colpifero che vi viene un vino buono perché non riuscite a controllarlo. Attualmente tornano molto di moda quelle che erano di gran moda all'inizio del 1900, insomma nella prima metà, che erano le vasche di cemento. Per esempio in Oltrepò ne trovate moltissime,
Poi ci sono altri vari bizzarri modi di contenitori per la fermentazione, come per esempio questi che sono le bonbon francesi, che trovate per esempio nello Jura, però servono anche soprattutto per l'affinamento. E poi un'altra grande new entry, che in realtà è la più antica di tutte, sono le anfore. Le anfore di solito in terracotta oggi utilizzano dei materiali che simulano la terracotta, ma che sono super tecnologici e fanno questo vino in anfora. In particolare c'è un produttore che forse è il più famoso d'Europa, che si chiama Josko Grafner, e lo trovate a Gorizia o Nova Gorica. Sapete che lì l'identità è un po' ballerina da una parte e dall'altra. E Josko, che è un bellissimo tipo, utilizza l'anfora sia per la fermentazione che poi per la vinificazione. Fa dei vini straordinari, non gli date però meno di 40 euro a bottiglia. Io ve lo dico, se volete vale assolutamente la spesa, ma tanto per darvi l'idea. E poi ci sono tutti i sistemi di affinamento, anche qui si potrebbe aprire una mega parentesi, cioè il vino ha bisogno, soprattutto il rosso, ha bisogno di riposare. Perché il rosso ha bisogno di riposare? Lo vedremo poi quando vi parlerò della vinificazione. Eccola qua. Allora, questa è la vinificazione in rosso. Allora, se vogliamo parlare di vino vero, tra virgolette, passatemi questo termine, noi dobbiamo parlare di rosso. Il rosso è il vino. Perché? Perché si fa tenendo conto di tutte le componenti dell'uva, quindi la buccia, i vinaccioli, la polpa, tutto quanto, è tutto quanto insieme. Quindi l'uva si pigia, viene sicuramente diraspata, quindi il raspo via, viene spremuta, oggi si fa con strumenti meccanici, un tempo c'erano i piedini che servivano per pigiare l'uva, si produce il mosto che viene messo a contatto con le vinacce, quindi quelle parti solide che vi dicevo del nostro acino, e si parte con la fermentazione alcolica e la macerazione, quindi questo contatto tra la parte liquida e la parte solida. Di solito le macerazioni e le fermentazioni sono a temperatura più alta rispetto a quella per i rossi rispetto a quella dei bianchi, perché naturalmente più alta intendo siamo intorno ai 25-28 gradi centigradi, tanto per darvi un'idea, sono anche un pochino più lunghe, si parla di giorni comunque, non si parla né di mesi né tanto meno di anni, 15 giorni, 20 giorni, poi dipende anche lì, sempre è la mano del vignaiolo che sceglie che tipo di vino vuole fare. E la temperatura più alta serve anche proprio per estrarre i colori e anche i componenti della buccia, delle sostanze solide. Dopodiché c'è la svinatura, quindi scusatemi, naturalmente c'è anche un momento, vari momenti in cui le vinacce tendono a fare un cappello, diciamo, nella parte superiore del nostro tino in acciaio inox, e vengono fatte dei mescolamenti che si chiamano follature, si spacca il cappello delle vinacce, quindi si rimescola sempre, cioè la parte liquida e la parte solida devono rimanere sempre in contatto, sempre in contatto. Finita la nostra fermentazione alcolica, per cui il nostro zucchero è trasformato in alcol, fate conto che per ottenere un 1% di titolo alcolometrico volumico sono necessari 17,5 grammi di vino. Poi lì è tutta una questione di conti e di proporzioni in base a quello che si vuole fare. La fermentazione naturalmente può anche essere bloccata, quando per esempio per fare i vini dolci ci vuole un residuo zuccherino, quindi non deve fermentare tutto lo zucchero, cioè non deve tutto trasformarsi in alcol, e quindi la fermentazione viene bloccata e ci sono varie tecniche. La prima è raffreddare, fermi tutto, sempre nei processi chimici. Se succede qualcosa, va al fuoco, abbasso la temperatura, questo è fondamentale. Quindi si ottiene la nostra prima svinatura. Le parti solide, le cosiddette vinacce, vanno alla torchiatura, che ci dà due cose. Allora, in primis il vino, un vino diciamo di qualità inferiore, il cosiddetto vino torchiato, quindi ha una seconda, è come se fosse una seconda spremitura, ed è quello che trovate nei banchi dei supermercati, nei bottiglioni da 2 litri che vi vendono a 2,50 euro. Io non so quali siano le vostre abitudini, però voi fate naturalmente quello che volete, ma vi dico una cosa: soltanto il costo del vetro, cioè della bottiglia, si aggira tra gli 1 euro e 1,50 euro. Per cui se voi comprate un vino da 2 euro, 2 litri di vino da 2,50 euro, potete immaginare che cosa state bevendo. E mi fermo qui sul giudizio.
Poi in Italia è obbligatorio per legge che le vinacce vadano in distilleria. Cosa si fa con le vinacce di vino che piace tanto ai nostri amici alpini, soprattutto e non solo? Cosa si fa? Vi interrogo come ragazzi. Pronto? Qualcuno si smutizzi? La grappa. E le grappe, adesso se voi assaggiate le varie grappe si capisce che vengono da vitigni diversi, cioè un conto è la grappa di Chardonnay, un conto è la grappa di vino nero, sono diverse. Quindi salutata la parte solida rimane la parte liquida che va in affinamento. Ecco, il vino rosso ha bisogno di stare un po' fermo prima di essere bevuto, va un po' pettinato. Perché è molto vivace. Spesso succede questa cosa straordinaria, un'ulteriore fermentazione in primavera con il rialzo delle temperature, quindi spontaneamente avviene quella che si chiama la fermentazione malolattica, cioè l'acido malico si trasforma in acido lattico e ammorbidisce un pochino tutta la situazione. Poi il nostro vignaiolo farà una serie di travasi, di stabilizzazioni, di chiarificazioni in bottiglia e poi si parte col mercato. Naturalmente in mezzo a tutto questo c'è l'affinamento, per esempio ci sono delle leggi che prevedono, per esempio il nostro amico Barolo non può essere commercializzato se non ha fatto almeno 36 mesi di affinamento in legno. E poi un anno in bottiglia, quindi anche lì dal punto di vista del costo, pensate che un vignaiolo che fa il Barolo investe un capitale per 4 anni minimo prima di poterlo vendere, ok? Quindi il costo del vino è giustificato da vari fattori che pian piano che mi vengono in mente vi dico. Quindi questo è per farvi capire come funziona. Per quello che riguarda l'affinamento può essere in botti piccole, in botti grandi, anche lì botti di un certo tipo di legno con una certa tostatura, cioè vengono bruciate le botti all'interno, possono essere di primo, secondo, terzo passaggio. Per esempio non so se avete mai sentito parlare del famoso vino veneto che è il Valpolicella Ripasso. Si chiama ripasso perché il vino viene ripassato nelle botti dismesse dell'Amarone. Quindi una volta che tiri fuori l'Amarone, quel grande vitigno veneto, la Valpolicella, il Valpolicella, che è la, non dico sottocategoria, comunque è un altro vino rispetto all'Amarone anche come produzione, fa un passaggino nelle botti dismesse di Amarone, ok? Quindi anche qui c'è tutto un mondo veramente, veramente ampio. C'è una parentesi, adesso è abbastanza, avrete visto sicuramente il supermercato, chi di voi frequenta l'Esselunga come me, nelle ultime settimane c'è la parte dedicata ai vini novelli. I vini novelli sono quelli che possono essere per legge commercializzati a partire dal 30 ottobre in poi, e subiscono un altro tipo di fermentazione, fanno questo procedimento che si chiama macerazione carbonica, quindi si mette il grappolo intero all'interno di vasche piene di anidride carbonica a 30 gradi ed è tutta un'altra, poi fa la fermentazione come in bianco, insomma la vinificazione in bianco, e vengono questi vini molto molto beverini, facili, di pronta beva. Uno dei più famosi d'Europa è certamente il Beaujolais, che si fa sempre in Borgogna, forse avete sentito parlare, magari l'avete assaggiato, e se non l'avete assaggiato, prego, andate all'Esselunga con onesti 10 euro, ma anche meno, vi portate a casa un ottimo Beaujolais, carino, carinissimo, ma diciamo poco a che vedere col vino come si deve. La vinificazione in bianco, la differenza con quella in rosso, vi dicevo che il bianco non fa macerazione sulle bucce, quindi non prende il colore. Naturalmente anche i vini a bacca rossa, quindi quelli che hanno la buccia rossa, possono essere vinificati in bianco, perché se voi sbucciate un acino di pino nero, che evidentemente è nero nella buccia, sotto la polpa è bianca, ok? Quindi motivo per cui quando voi bevete un bel Franciacorta Chardonnay pino nero è bianco, perché viene tolta la buccia e non fa la macerazione. Il bianco è un vino più delicato, quindi subisce la pigia di raspatura, quindi poi una pressatura soffice, la sgrondatura, sempre la separazione del mosto dalle vinacce, quindi dalla parte solida dalla parte liquida, via via la fermentazione e sostanzialmente la malolattica meno rispetto al rosso,
è identico poi il procedimento con quello rosso, l'unica cosa è che la temperatura di fermentazione del bianco è un pochino più bassa, siamo intorno ai 20-18 gradi, quindi si fermenta un po' più a freddo, con maggior freddo. Vi dicevo, quelli che vanno tanto di moda sono gli orange wine, e cioè qualche viticoltore, per esempio, vengono benissimo ai friulani, ma anche agli istriani. Ci sono dei grandissimi vini istriani, che poi dal punto di vista del terreno non si discosta molto da quello friulano, anche dalla tradizione storica, come sapete. Fanno sostanzialmente un po' di macerazione, cioè tengono le bucce anche per il bianco e le lasciano insieme per qualche ora, qualche giorno, ma tendenzialmente qualche ora, così che il vino non solo, la buccia non solo dà il colore, ma dà anche una certa consistenza, la famosa tannicità, cioè quella sensazione che vi allappa il vino, che vi dà di allappamento della lingua, come quando mangiate le castagne, tanto per intenderci, che sentite nel vino rosso. E poi il procedimento è lo stesso. I vini rosati, invece, che sono una via di mezzo, sono vari i modi con cui farli, per esempio una breve macerazione, quindi estraggo meno sostanza colorante da un'uva batta rossa, per esempio 6-12 ore oppure 24, dipende, quindi invece che stai 15 giorni a macerare vinacce in parte liquida, si sta molto meno, oppure uso di uve a bacca nera ma che hanno poche sostanze coloranti, per esempio il pino nero, se voi mettete il pino nero nel bicchiere, prendete un bel pino nero dell'Alto Adige, anche se ho utilizzato a 10 anni, sarà sempre scarico di colore, perché è nato così. Oppure mescolate uva bacca nera, bacca bianca, la criomacerazione, che è un'altra pratica molto particolare, per ottenere i rosati. Quindi queste sono le varie cose. Mi fermo un attimo per vedere se siete vivi e se c'è qualche chat. Aspetta, allora, aspettate che torno su. Sono sempre Giulio attivissimo, bravo. I vini frizzanti, tipo il Lambrusco, come si ottengono? Si tratta di un processo naturale? Ecco, sì, Giulio, caro, ne parliamo, però è tutto un altro capitolo che avrei affrontato, magari se stasera siete stanchi lo affrontiamo la prossima puntata. Si può fare, ci sono dei modi di ottenere i vini frizzanti che sono variegati. Attualmente il Bei Lambruschi e molta parte produzione di vini che si fanno nella grande regione dell'Emilia-Romagna sono i vini che diventano frizzanti attraverso il cosiddetto metodo ancestrale. Un metodo un po' particolare di cui poi vi parlerò, però per fare vini frizzanti ci sono varie metodologie. Ecco, è vietato insufflare anidride carbonica tipo Coca-Cola, quello vi arrestano, non si può fare, cioè non c'è aggiunta di anidride carbonica, nel senso sono dei procedimenti un po' complessi, anche perché poi la frizzantezza del vino dovete anche in qualche modo provare a mantenerla, e per quello è un procedimento, un processo tutto particolare. E lì c'è il grande mondo della cosiddetta méthode champenoise, o metodo classico, la méthode champenoise francese, e il metodo Charmato-Martinotti, che è quello del prosecchino, che è un vino frizzante ma molto diverso rispetto a un Franciacorta, o a un Oltrepò, a un Trento Doc, eccetera, eccetera, eccetera. Come procedo? Se si tratta di un processo naturale, no, se c'è procedura specifica, come procedono per la vinificazione in bianco a separare la buccia dalla polpa? Con la pressatura soffice, cioè nel momento in cui tu metti il grappolo di raspato in queste macchine, è proprio un cilindrone con dentro dei cuscinoni, con dei buchi naturalmente per far poi filtrare la parte liquida dell'acino, dell'uva, e pressi piano, con questa membrana, e quindi separi in questo modo, per cui quello che scende è il cosiddetto mosto fiore, già liquido, già separato dalle vinacce. Quindi quello non è un problema. Mi sono spiegata? Sì. Perfettamente. Ok. Non so, magari Elio, se vogliamo lasciare spazio a qualche altra domanda. Io potrei andare avanti fino a domani mattina, quindi dovete fermarmi quando avete voglia di stappare il vino che avete lì di fianco. Quindi ci sarà una specie di setaccio, Giulio, sì? Sì. Una specie di setaccio. Comunque, bellissima riunione, grazie. Sono tornato indietro al tempo della scuola sotto le lezioni del pro Giuseppe Vaccarini. Caspita, io non sono degna di sciogliergli i lacci per fare le citazioni.
stasera. Grazie, grazie veramente. È una materia che mi piace molto, mi appassiona molto, spero di essere chiara. Poi è il mio lavoro, insomma, spiegare delle cose. Faccio... No, veramente i complimenti te li stanno facendo in chat, ma li faccio anch'io per tutti, perché veramente è stato molto, molto, molto chiaro, sia il discorso storico dell'origine del vino, sia il discorso anche metodologico per creare il vino, perché si usano anche termini anche abbastanza non usuali nel nostro parlare, per cui bisogna sapere... dare una qualità di cultura e anche di scienza senza essere troppo, diciamo, scienziati, che poi alla fine non si capisce niente. No? Io non lo sono, cioè, in questo caso non lo sono proprio. No, ma è stata, dal mio punto di vista è stata veramente bravissima. E tra le altre cose io aspetto la prossima in cui si parla, io e video, così qualcuno mi può anche vedere, aspetto anche la prossima puntata, che è tra due settimane, tra due giovedì, in cui parliamo anche dell'arte della sommelieria e anche degli abbinamenti vino-cibo, la famosa diatriba del pesce col formaggio, anche sui video. Ah, ma lì vi darò di quelle bacchettate. Immagine. Ce le ricordate? Infatti l'attendo molto con ansia. E non so se, dato che sono già le 8, se vogliamo proseguire, perché sono sicuro che ce ne sarebbero di domande da fare, di come dire, curiosità. Prosit. Vogliono bere, Elio, qua sulla chat scrivono Prosit. Tutti i Prosit. Quindi, se non ci sono ulteriori domande... E lascerei a questo punto la curiosità e magari anche le domande da parte delle stesse persone che hanno partecipato alla prossima puntata. Nel frattempo, se qualcuno vuole avere il testo che Laura ha predisposto, mi mandi in qualche maniera una mail o WhatsApp o un qualcosa dandomi il suo indirizzo di mail, perché non tutti sono stati identificati, se non con il nome, per cui mi sarebbe molto difficile mandarla a tutti. In ogni caso la metterò sul sito, quindi su www.nusciobarche.org troverete... Aspetta, c'è un'enologa, ti faccio i miei complimenti. Caspita, ma l'enologa mi poteva aiutare, io non sono un'enologa. Grazie comunque, magari non sono precisissima, però grazie. Si potrebbe fare una discussione, una tavola rotonda. Beh, l'enologo è uno scienziato vero, noi sommelier siamo dei servitori. Elio, io propongo una cosa un po' più alla page, magari. Quando non ci sarà più il lockdown, organizzare con Laura e con magari qualche altra, anche Elena, l'enologa, Elena. Una gita in qualche cantina. Ah, sì. Proposta in modo tale organizzare un tour per passare alla parte pratica. Credo che sarebbe un'iniziativa molto gettonata. Come no? Poi ci vediamo anche qualche bella chiesa romanica e mettiamo tutto insieme. Certo, uniamo l'arte con l'enologia. La cultura. Arte, cultura. Non è cultura del vino, è una cultura molto importante. Cultura a tutto tondo. Bene, chiudo a questo punto la registrazione. Tac, vediamo se lo fa. E...